Benvenuti o bentornati su Fair Play. Vi ricordate che durante l'estate la Ternana aveva acquisito il titolo sportivo della Pink Bari, quindi passando direttamente dalla Serie C a giocare la prossima Serie B? Ecco, un caso praticamente uguale si è appena verificato con altre due squadre. Parliamo del Cortefranca, squadra di B, e del Genoa, squadra di Serie C. Secondo voi che cosa è successo? Beh, è molto semplice. Il Cortefranca avrebbe dovuto giocare il suo secondo campionato consecutivo di Serie B, ma il suo titolo sportivo è stato venduto al Genoa, che avrebbe dovuto giocare di nuovo il campionato di Serie C. Ma così non sarà. Il Genoa, pur essendosi piazzato al secondo posto della classifica del girone A di Serie C della stagione 2021-2022, alle spalle dell'Arezzo, giocherà non in Serie C come da regolamento, ma in Serie B, proprio perché ha acquisito il titolo sportivo del club lombardo. Un caso quindi praticamente uguale a quello tra Ternana e Pink Bari che è avvenuto all'inizio dell'estate, e possiamo anche dire un caso abbastanza simile anche a quello tra Empoli e Parma. L'Empoli, squadra di A, viene visto scomparire, diciamo così, dall'elenco delle squadre di Serie A perché il suo titolo viene acquistato dal Parma, squadra che avrebbe dovuto giocare il campionato di Serie C, invece giocherà il massimo campionato italiano. Quindi adesso tra le squadre di B comparirà non il Cortefranca ma il Genoa. Genoa che quindi verrà rimpiazzato in Serie C da un'altra società che dovrebbe essere il Livorno, che giocava fino alla scorsa stagione in eccellenza toscana, e invece se non dovessero esserci delle modifiche giocherà in Serie C al posto del Genoa nel girone A. È una nuova squadra quindi che parteciperà al campionato cadetto, e vediamo un po' che tipo di cosa verrà messa in atto, chi allenerà il Genoa, quali saranno le nuove disposizioni societarie. Insomma, a un mese circa dall'inizio del campionato cadetto, il campionato di Serie B, ricordiamo che inizierà l'11 di settembre, avremo una nuova squadra, ovvero il Genoa. Questo dimostra quanto anche la Serie B, che pur rimanendo una serie dilettantistica, rimane comunque difficile anche dal punto di vista economico, impegnativo quindi. E una squadra come il Cortefranca è stato costretto a lasciare la prima squadra e rimanere nelle vesti solo di squadra femminile per le giovanili e basta, e a rimanere invece come prima squadra per il maschile. Il Genoa invece, per chi segue il calcio maschile, lo conosce a tutti gli effetti e sa che ha una sua struttura praticamente lineare dalla prima squadra ai pulcini del maschile, e adesso esisterà anche in versione femminile e sarà in Serie B. E questo è tutto per oggi. Noi ci rivediamo sempre qui su Fair Play, storie di calcio, storie di vita.